persone in fila in attesa del proprio turno, si procede a ritmi serrati nei 35 hub della nostra regione, dopo il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco sul vaccino di AstraZeneca, che era stato sospeso in via precauzionale per 3 giorni, già ieri mattina sono stati riprogrammati 14.000 appuntamenti delle mancate somministrazioni e oggi sono riprese le prenotazioni online per la fascia di età 70-71 anni. L'obiettivo è quello di recuperare nel più breve tempo possibile. A fare il punto sulla campagna vaccinale questa mattina è stato il presidente della regione Zingaretti in visita all'hub dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. Siamo pronti a triplicare le vaccinazioni, ma servono le dosi, ha detto, annunciando un accordo con l'Istituto Spallanzani di Roma per una sperimentazione scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa del via libera dell'EMA, per quanto concerne lo studio sulle varianti. Sempre in mattinata al centro vaccinale dell'esercito di Roma Cecchignola, che dalla prossima settimana sarà integrato nella rete regionale e offrirà una linea dedicata alle persone più fragili, a ricevere il siero AstraZeneca è stato il commissario per l'emergenza pandemia Francesco Paolo Figliuolo e il capo della protezione civile Fabio Curcio. Sul tema degli approvvigionamenti, ha spiegato il generale Figliuolo, l'hub della difesa di Pratica di Mare riceverà tra oggi e domani oltre 330.000 dosi di Moderna che verranno successivamente distribuite alle regioni. Il commissario si è dato come traguardo l'80% degli italiani vaccinati a settembre. Intanto si attende l'arrivo in Italia e nel Lazio del nuovo vaccino Johnson & Johnson autorizzato nei giorni scorsi dall'EMA. Le dosi dovrebbero essere disponibili dalla metà di aprile.